Sono arrivati a tarda sera a Troia i 50 cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Il bus a bordo del quale hanno provato a riabbracciare la serenità perduta era partito dal centro Dauno alla volta di Medica, confine polacco a pochissima distanza dall'Ucraina, e per questo hotspot umanitario. Sono 50, in gran parte donne, alcune di loro anziane, ma ci sono anche 5 bambini tra i 2 e i 6 anni, alcuni adolescenti tra gli 11 e i 14, qualche ragazzo tra i 15 e i 16, 2 uomini. L'approdo sul Gargano, quando era già buio, con l'accoglienza dell'amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato coinvolte, sono stati sottoposti a tampone anti-Covid e ricevuto la prima assistenza sul fronte sanitario. La macchina è ormai in moto. Vuol dire supporto psicologico e con la disponibilità di alcune cittadine residenti anche di interpretariato. 2 le strutture attivate sotto l'occhio vigile della prefettura, l'ostello del Cammino, nato per dare accoglienza ai pellegrini che percorrono da sempre la via Francigena, e il dopo di noi San Giovanni di Dio, messo a disposizione in maniera gratuita dalla cooperativa che lo gestisce. 14 dei 50 profughi sono stati alloggiati lì. Per i prossimi 5 giorni saranno sottoposti a quarantena. Subito dopo, chi potrà si ricongiungerà a familiari, parenti ed amici, residenti tanto in provincia di Foggia quanto nel resto d'Italia.